Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono DadoBax ed in questa puntata di questa guida su Sekiro Shadows Die Twice andremo a battere il primo boss che tipicamente si incontra nel nuovo titolo di From Software. Nella precedente puntata ci eravamo lasciati subito dopo aver battuto nella tenuta Irata all'interno del ricordo il cacciatore di Shinobi. È molto importante in realtà aver seguito il percorso che vi ho fatto vedere fin dall'inizio della guida fino ad ora, perché se lo avete seguito con ogni probabilità avete recuperato 4 grani di rosario e arrivato a questo punto potete effettuare un importante level up che aumenta la vitalità massima e la postura massima. Questo ci permetterà di buttarci nella prossima boss fight sicuramente con un vantaggio in più. Un'altra importantissima cosa da fare, che si può fare proprio in virtù del fatto che abbiamo esplorato la tenuta Irata e quindi abbiamo guadagnato dei punti esperienza, è sbloccare il potenziamento che ci permette di lanciare il rampino addosso ai nemici di grossa stazza. La terza operazione preliminare che personalmente vi consiglio è di andare in questa sezione di gioco. Vedete, siamo subito dopo il primo mini boss. Salendo su questa montagna, potremmo dire, su questo monte, troviamo un mercante che ci vende qualcosa di molto importante, che è questo oggetto che, se riportato dallo scultore, ci permetterà di sbloccare la castagnola Shinobi. Perché ci serve questo potenziamento? Bene, perché nell'area subito precedente al boss, origliando una conversazione, una persona insomma che riflette ad alta voce, possiamo notare che ci suggerisce di utilizzare delle armi da fuoco, comunque delle armi che fanno delle botte, in quanto il suo cavallo era morto proprio in virtù del fatto che era stato distratto da queste armi da fuoco, era stato spaventato da queste armi da fuoco. Il boss che incontreremo è proprio un cavallerizzo, quindi la castagnola Shinobi è sicuramente il terzo potenziamento prima di scontrarci contro questo boss per renderci le cose più facili. Bene, a questo punto direi che abbiamo tutto, direi di buttarci nella boss fight. Buona visione! Il mio nome è Masataka Oniwa Gyobo. Finché avrò vita, non passerai le porte del castello. E Gyobo dentro. Mi cavi alla carica! Ecco, vedete come in questo caso, quando fa questa manovra, compare l'icona verde sopra la testa che ci permette di aggrapparci a lui lanciando il rampino per accorciare le distanze, evitare il suo colpo veramente temibile, feroce, che farebbe altrimenti, e andarlo a contrattaccare. Una cosa che è molto importante capire è che non bisogna sempre schivare, ma è molto più importante, quando fa questi colpi, cercare di andare ad azzeccare le deviate perfette per far salire la barra della sua postura. È bene precisare che il nostro scopo è quello di riempire la barra della postura, ma è sempre bene ricordare che più è bassa la vita del boss e meno velocemente si ricarica la barra della postura, quindi insomma andare ad infliggere dei danni comunque è molto utile per la riuscita dello scontro in sé per sé. Non prenderà la testa di questo ghiotto! Quando la situazione lo permette, eccoci qua ad utilizzare la castagnola Shinobi che spaventa il cavallo e che ci dà secondi preziosi per infliggere dei danni al boss. Thank you.
e ce l'abbiamo fatta. Sembra che ce l'abbiamo fatta per il rotto della cuffia, però vi faccio notare che in realtà avevo ancora la risurrezione, insomma avevo la risurrezione, quindi anche qualora ci avesse fatto un danno in più, comunque avevamo la risurrezione per poter continuare lo scontro. Bene, questa era la prima boss fight che tipicamente si incontra in Sekiro. Ovviamente c'è un'altra, tra virgolette, prima boss fight che si può incontrare, a seconda se si continua nella tenuta Hirata. Ci arriveremo, infatti per ora ci fermiamo qui su questa strada, e nella prossima puntata ricominceremo la nostra traversata della tenuta Hirata fino a raggiungere poi la boss fight. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ragazzi!